Quindi adesso io apro la sessione che contiene due interventi del professor Penzo Doria, che ringraziamo molto di essere qui con noi, che è direttore generale dell'Università dell'Insubria, e di Mario Varini, che è appunto direttore dei servizi generali amministrativi dell'Istituto Comprensivo di Castelluccio in provincia di Mantova. Questa sessione, chiamata segreteria digitale, magari in modo improprio, la gestisce Mario, a cui do la parola proprio per introdurre l'intervento del professor Penzo Doria e poi per chiudere con la sua parte. Vedremo coi tempi, magari l'intervento di Mario sarà spezzato in due momenti. Grazie Mario, a te la parola. Bene, grazie innanzitutto di essere ancora una volta numerosi e partecipi in modo attivo a questi incontri. Mi è stato dato da Alberto il compito di presentare Gianni Penzo Doria, perché abbiamo invitato Gianni. L'abbiamo invitato perché da tempo io sto andando in giro un po' per l'Italia per parlare di dematerializzazione e ciò che ho notato è che spesso manca nelle nostre segreterie, nelle nostre scuole, una formazione di tipo archivistico, cioè non abbiamo ancora, per noi il fascicolo è il fascicolo personale, non è il fascicolo informatico per ora, mentre invece è necessario che cominciamo ad approcciare ad un nuovo modo di lavorare, che ovviamente rispecchia comunque il vecchio sistema, perché i fascicoli c'erano anche prima, adesso si chiamano fascicolo informatico. Quindi per quanto mi riguarda questo era quello che mi mancava. Io normalmente parlo della tecnica dell'archiviazione digitale, parlo di come dematerializzare un ufficio scolastico e cercando anche però di trasferire quelle che sono le informazioni di base importanti per aiutare chi deve fare una scelta consapevole in un momento così particolare, in un momento così difficile, che ci trova spesso volentieri impreparati e forse a volte un po' così, con offerte frettolose fatte magari da fornitori nati all'ultimo momento. Quindi questo è un momento di scelte consapevoli, è un momento in cui il nostro futuro, il nostro lavoro futuro dovrà cambiare radicalmente, ma come dice il proverbio, no? Chi ben comincia è già a metà dell'opera, sarebbe opportuno non perdere tempo, anche perché una scelta sbagliata oggi domani diventa un costo umano, un costo economico, un costo di ridefinizione delle procedure quando magari è stata fatta una scelta sbagliata. Ieri ero anch'io a Forum PA, mi era stato chiesto un intervento sul risparmio e dopo aver sentito gli interventi degli altri relatori, voi mi conoscete, non sono capace di star zitto, e ho rilevato le criticità enormi che noi ci troveremo ad affrontare dal 1° di settembre. La digitalizzazione porta nuove professionalità che spesso nella scuola non ci sono, porta un lavoro anche maggiore da parte del dirigente, del DSGA, per quanto riguarda la gestione dei flussi documentali. E tutto questo, tutta questa energia nuova che serve, viene oggi ad essere penalizzata dalle nuove norme che prevedono taglio degli organici ancora una volta e il blocco delle supplenze. Quindi nella mia scuola, una scuola che da 3 anni diciamo che siamo digitalizzati, il fatto che se mi manca un solo elemento all'interno del ciclo documentale c'è una criticità enorme. Quindi spero che questi incontri possano dare a tutti noi queste nuove professionalità, ma certamente spero anche che si possa lavorare in pace, che si possa lavorare con queste nuove procedure che comunque rappresentano per noi una grande difficoltà d'approccio mentale. Ecco, molti lavoratori nelle segreterie sono anche anziani e è difficile per loro così accettare questo cambiamento, che è un cambiamento fondamentalmente mentale. Quindi grazie Gianni Penzo Doria, speriamo che ci aiuti a capire meglio quello che è il loro progetto, un progetto di ridefinizione del titolario d'archiviazione, e quindi passo la parola a... Grazie, buongiorno a
tutti anche a Mario Guarini per l'invito, vi ringrazio per ascoltare questo piccolo racconto che vi preannuncia quello che accadrà nella scuola digitale relativamente a un tema molto delicato che è quello del documento. Abbiamo sentito parlare tante volte di dati, informazioni, documenti, web, eccetera, eccetera. Molto della scuola digitale passa da una organizzazione documentale, molto semplice. Questo progetto nasce in Friuli Venezia Giulia, con i colleghi in realtà del Friuli, in particolare di quelli in rete, permettetemi di salutare Pino Santoro, di mandargli un abbraccio forte, e ha messo insieme una serie di competenze digitali. Io mi occupo di archivistica, lavoro all'interno dell'università, faccio il direttore generale, ma in questa veste lavoro come MIBACT, MIBACT è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Cosa c'entra il MIBACT, visto che le scuole come le università sono del MIUR? C'entra perché ricordatevi che gli archivi scolastici sono dei complessi documentari vigilati dalle soprintendenze archivistiche del Ministero, del MIBACT. Quindi per fare gli scarti, per organizzare gli archivi, per trasferirli, per passarli anche in ambiente digitale, serve, ai sensi del codice dei beni culturali e anche del codice dell'amministrazione digitale, l'autorizzazione da parte del Ministero. Su che cosa ci siamo posti, qual è lo scenario, anche l'infrastruttura, il framework di base di questo progetto? È che molto spesso gli uffici, laddove non sono in qualche modo coordinati, iniziano a classificare i documenti, ad archiviarli in modi personali, come ognuno di noi pensa di archiviare nel miglior modo possibile, perché ognuno di voi sicuramente ha un modello organizzativo documentale che è stato creato o ereditato da qualcuno. Qual è il problema? Che questo modello è sicuramente il migliore in quella scuola fin tanto che resiste il DSGA, il personale ATA, tutto quello che c'è dietro, ma quando si cambia si tende anche a modificare quei modelli e a non renderli aggiornati. Una scuola di Milano, una di Cogliate, una di Udine, lo Stellini di Udine per esempio, ha le stesse identiche problematiche a livello documentale di una scuola che sta a Brindisi, a Maiorana, piuttosto che a Catania o a in qualche posto della Sardegna. Lo sforzo che è stato fatto è uno sforzo di non banalizzare, ma di semplificare il lavoro, perché se voi non vi occupate dei documenti digitali prima di produrli, prima o poi li perdete. La cosa migliore in ambiente digitale è iniziare a trattare il documento, noi lo chiamiamo records management tecnicamente, prima ancora della sua produzione, perché nel momento in cui l'ho già prodotto e non lo tratto, non lo gestisco, tendo a perderlo o ad archiviarlo nei modi più possibili, i più veramente vari che possano avere. Quasi tutti voi avete un modello di archiviazione che prevede oggetti diversi, miscellanea, carteggio, perché poi a volte fate anche i più raffinati. Ecco, tutti questi modelli finiscono per far perdere i documenti, che non è il cuore del progetto. Ora, il progetto parte dal Ministero e da una rete di scuole e di professionisti impegnati a dare uno strumento, uno standard. Questo è il comitato scientifico del MIUR, io ci lavoro come MIBACT perché sono anche a coordinare questo tipo di attività per quanto riguarda le università italiane. Titulus è un progetto che è nato nelle università, così Titulus Scuola è un progetto che si propone di entrare nelle scuole. Questo è il decreto istitutivo da parte del Ministero, e il ragionamento di interrelazione tra MIUR e MIBACT si basa su una domanda in filigrana. Noi nelle scuole italiane insegniamo la storia, dovremmo anche insegnare a tutelare la scuola dell'istituzione scolastica, e la storia della istituzione scolastica sta negli archivi. Se io devo fare una storia di un ente, di un soggetto produttore, state tranquilli che prima o poi devo andare a vedere l'archivio. Quindi una scuola deve anche tutelare la propria storia, tutelarla in tanti modi. E ricordatevi
che il digitale è uno strumento di infido, perché prima o poi, se non fate delle attività di gestione, di tenuta, di migrazione, di conversione, di versamento, non soltanto fisico ma anche in ambiente di pacchetto di versamento all'interno di un sistema di archiviazione compliant con OIS, rischiate di perdere tutta la memoria digitale. Quindi, come mai è nato questo progetto? Intanto perché la scuola ovviamente è diversa da quella di 50 anni fa, probabilmente anche da quella di 20 anni fa, ma anche di 2 anni fa. Serve quindi integrare tutte le cose che Guarini con Porte sul Web ha portato avanti a livello di coordinamento, di normalizzazione. Ognuno è sempre unico nella propria individualità, ma non deve puntare all'individualismo, perché deve mettersi in rete. La rete delle scuole funziona in questa maniera. E poi dobbiamo gestire i procedimenti amministrativi, entrare in quel grosso ambito della trasparenza. Se voi leggete gli articoli 23 e 35 del decreto trasparenza, quello che riguarda la pubblicazione dei procedimenti legate a delle spese, delle attività, vedete che riguardano tutte pubblicazioni di documenti che contengono ovviamente dati e informazioni. Quindi in questo modo bisogna gestire il tutto attraverso un sistema normalizzato il più possibile, cioè incontrando problemi comuni. Quindi noi produciamo progresso e conoscenza. In questo caso quello che dobbiamo produrre insieme è un sistema informativo documentale che esuli, che sia totalmente indipendente da qualsiasi soluzione applicativa. La cosa che mi piace dirvi è: potrete usare tranquillamente qualsiasi software di qualsiasi ditta, ma il sistema informativo descrittivo dei documenti sarà uniforme. Se avete un problema di natura descrittiva e non informatica, ecco, questo è il problema che può essere risolto attraverso Titulus Scuola. Quali sono allora gli strumenti che stiamo mettendo a fuoco in questi mesi? Stiamo mettendo a fuoco un piano di classificazione. Correttamente prima Mario diceva il titolario di classificazione, il titolario per l'archiviazione. Guardate, se voi producete un oggetto digitale di qualsiasi tipo senza classificarlo in maniera omogenea, non lo ritrovate. E la soluzione non è Google, non è Information Retrieval, è un insieme di informazioni, o meglio di dati, che descrivono altri dati. Metadato vuol dire dato che descrive, sta insieme a un altro dato, che è appunto il descrittore principe della classificazione legata al titolare. Poi dobbiamo pensare a come eliminare in maniera legale le informazioni. Qualche anno fa lavoravamo a un progetto DBM sul Defensible Disposal, sullo scarto sostenibile. Ricordatevi che produciamo terabyte su terabyte di dati che devono essere distrutti in maniera legale. Non possiamo conservare tutti i compiti scolastici, tutte le attività, tutte le richieste di permessi, di ferie. Vanno selezionati. Se voi non selezionate la memoria anche digitale, prima o poi la perdete, perché conservare tutto è di fatto impossibile, come se uno volesse conservare ogni singolo bit della propria esistenza. Il terzo elemento riguarda la tabella dei procedimenti amministrativi e le tempistiche e le problematiche condivise. Perché? Se voi leggete, quando la trovate, la tabella dei procedimenti nei siti delle scuole, le trovate una diversa dall'altra. E invece nel diritto amministrativo esiste un principio, che è il principio della tipicità dell'azione amministrativa. Che cosa significa? Significa che le cose che voi fate, o meglio, gli atti che voi producete, le cose che agiamo, sono basate su norme, leggi, statuti, regolamenti, ordinamenti, POF e così via. Quindi gli atti che voi producete sotto forma di documenti comunque sono uguali da una scuola all'altra a livello concettuale. Certo, ogni scuola avrà il proprio POF, ogni scuola avrà il suo docente, il suo contratto, ma le tipologie sono identiche da Aosta a Messina, da Cagliari a Trieste. Questa è la sfida fondamentale che abbiamo di fronte. Questa è la tempistica, il titolario oggi ve lo presentiamo, vi darò anche qualche scadenza, è già pronto perché a giugno
quindi il prossimo mese lo chiudiamo, il 10 c'è una riunione al MIUR con Agid e con il MIBACT, il quale, nel corso della quale dovremo chiudere un documento molto importante. A settembre dovremo rilasciare il massimario di selezione, cioè la tempistica coordinata con i procedimenti amministrativi che vi dice quanto tempo conservare un fascicolo, per quanto tempo riuscire a e dopo quanto riuscire a eliminarlo, e poi una tabella condivisa che avrà un tempo di produzione, di gestazione da qui a un anno circa. Questo, vedete, è un documento che presento per la prima volta, perché nella riunione di ieri tra Forum PA e MIUR abbiamo deciso di iniziare a annunciare questo documento. Questo documento si chiama Linee Guida per la gestione e la sicurezza di dati, informazioni e documenti della istituzione scolastica. È un documento molto lungo, molto complesso, ma assolutamente alla vostra portata, in cui l'allegato, uno degli allegati, l'allegato numero 6 in particolare, è il titolario di classificazione. Quindi tutti voi avrete questo provvedimento da parte del MIUR che imporrà il modello unico di classificazione dei documenti per le scuole italiane. Per spiegarvi che cosa, molto semplicemente, come diceva poco fa Mario, la gestione archivistica della scuola ha ovviamente un sacco di adempimenti. Io personalmente credo che se non riusciamo a risolvere il problema del personale della scuola, partendo anche dal DSGA, ATA e così via, tutti questi temi resteranno sospesi, appesi. C'è molta carenza di personale nelle scuole, bisogna anche sicuramente rinnovare le competenze digitali, ma anche dare nuova linfa al personale. Per cui uno dei motivi per i quali abbiamo cercato di fare il possibile per semplificare è che, per esempio, il titolario sta in una pagina, avrete un foglio A4 con tutte le spiegazioni che sono molto più lunghe di un foglio A4, ma il modello di riferimento è molto molto semplice, poi lo vediamo. Dicevo, l'archivio della scuola è diviso in tre parti concettuali, nelle linee guida lo troverete: una parte in cui ho un archivio corrente degli affari in corso, una parte in cui ho un deposito, si chiama tecnicamente record keeping, il sistema di tenuta legale delle informazioni e dei documenti, che non è un magazzino, è un modello in cui io conservo fino a maturazione, oggi la legge prevede 30 anni per la maturazione, nel corso dei quali posso, e noi archivisti diciamo devo, eliminare le cose che non servono. Se voi usate gli archivi come la soffitta di mio padre, che buttava tutto sopra, buttiamo su tutte le biciclette, i fogli vecchi, le cose, se una cosa non serve si butta via. Se un documento è esaurito il proprio ciclo informativo e non serve alla storia, va eliminato, le scorie si buttano via. La vostra memoria, il cervello, elimina le cose che non servono. Se voi siete venuti in treno qua e avete prenotato magari un posto, vi ricordate dove vi siete seduti fin tanto che non vi siete seduti. Nel momento in cui vi sedete, perdete anche, a meno che non passi il controllore, perdete la memoria, ma quella era un'informazione vitale perché vi serviva per sedervi. Quindi le cose, i certificati medici, i giustificativi, i permessi, devono seguire un ciclo di vita, un life cycle che va a impattare su un bivio: conservo o elimino. Quindi avete una funzione amministrativa, gestionale, giuridica, probatoria, attestativa, certificatoria, notarile nel momento in cui producete il documento. Poi gradualmente arriverà una funzione di tipo più storica, più culturale, legata al ruolo dell'istituzione scolastica. E ora vedete, nella prima parte c'è una funzione che va esercitata, che è quella della avvalutatività. Ma preside, è stato il documento qua, il protocollo o no? Ecco, questa è una domanda che non va posta, perché la norma di riferimento, il DPR 445 del 2000, l'articolo 53,5, obbliga le amministrazioni pubbliche, quindi anche le scuole, a registrare i documenti in arrivo in partenza e quelli informatici. Sicuramente avremo un sacco di problemi con la gestione documentale percepita in maniera molto meccanica. Vi assicuro che se avete un software che vi supporta in tutte queste cose, anche la fatturazione elettronica, che è una delle cose recenti, diventa assolutamente lineare, molto semplice. Dobbiamo anche uscire da un equivoco. L'equivoco è quello che
ve lo dico come effetto, la PEC si deve stampare su carta. L'ibrido, il promiscuo, deve sparire. Una PEC, essendo un oggetto digitale, va gestita in ambiente digitale. Punto. Ma io non ho il software che mi protocolla la PEC direttamente. Non è vero, basta chiederlo. Oggi tutte le ditte che producono software sono in grado di dare un oggetto, un software, scusate, che produca, gestisca e archivi, protocolli, timbri, apponga o associ la segnatura senza problemi. Avete poi la fase di valutazione, la fase in cui io decido se conservare o meno un documento, e poi la tutela delle informazioni. Quindi la gestione documentale ha quattro ambiti. La prima è quella della registratura, del protocollo, della classificazione, della fascicolatura, della selezione. Ecco, molto spesso manca la parte di fascicolatura, perché il fascicolo, come rubricato dall'articolo 41 del codice dell'amministrazione digitale, non è una cartella di Windows o una cartella del Mac, non è un contenitore in cui butto i file. Il trucco non è produrre un file invece di un pezzo di carta. Il trucco è gestire le informazioni collegate a quel pezzo di carta, a quel file, in maniera tale che poi riesca a gestirle in maniera molto dinamica, anche perché abbiamo queste tre norme che impongono una profonda revisione. Uno degli strumenti che stiamo pensando assieme a Pino Santoro e al gruppo Titolo Scuola è dare alle scuole gratuitamente, ricordate che tutte queste cose sono sempre gratuite, i tutor, i filmati, i tutorial, i materiali che noi produciamo saranno a disposizione di chiunque di voi gratuitamente, un modello di manuale di gestione del protocollo informatico molto snello, molto semplice, non un mero adempimento. Vi diamo, diciamo, il tessuto sul quale poi voi potrete confezionare un proprio modello di manuale di gestione, perché ce lo impone questa norma di DPCM 3 dicembre del 2013, che guarda caso è associata, come negli archivi corrente e deposito storico, anche ad una nuova norma sulla conservazione in ambiente digitale. Di riflesso abbiamo anche appena uscito in gazzetta all'inizio di quest'anno il DPCM del 13 novembre 2014 contenente le regole per produrre, trasmettere, duplicare i documenti in ambiente digitale, e guarda caso negli ultimi articoli dal 12 in poi abbiamo in questo DPCM 9 riferimenti al manuale di gestione. Quindi una cosa che dobbiamo fare insieme ai nostri istituti scolastici. Quindi tutto quello che produciamo deve essere gestito all'interno di un contesto, e bisogna quindi cominciare a fascicolare. Non posso pensare di inviare un documento una volta, aprire i fascicolini e buttare via i francobolli con i documenti. Devo prendere le unità archivistiche in maniera molto molto efficace. Ecco che vedete, allora il DPCM appena uscito prevede questa triade. Se voi andate su Forum PA e cercate un articoletto che si chiama Una triade per la trasparenza, trovate quello che c'è scritto qua: documenti classificati e conservati, documenti, procedimenti, fascicoli, perché contano adesso le aggregazioni, le serie, i repertori, i verbali del consiglio di classe e così via. Come li devo gestire? Tutto all'interno di un sistema il più possibile organizzato. E la classificazione è un obbligo previsto dalla normativa, ma voi non lo fate perché la norma ve lo dice, perché questo impone un cambiamento culturale legato proprio alla gestione dei documenti. Ricordatevi che un documento non classificato è un documento desaparecido, che non ha una propria famiglia di riferimento, una famiglia nella quale inserire quel documento, è anche decontestualizzato. Vedete, è lo stesso DPCM che parla di fascicoli, documenti, classificazione, aggregazione documentali. Il progetto Titolo Scuola è racchiuso in questo articolo 13,1 del DPCM. Le cose che vi daremo fanno fare le scuole le cose descritte in questa norma, e qui trovate anche tutte le norme di riferimento che hanno in qualche modo interagito con voi in tema di accesso, inteso ai sensi del 241, e accesso inteso dalla riforma Brunetta e dal decreto trasparenza in poi. Sono due ambiti di natura giuridica completamente differenti.
ai quali dobbiamo far fronte. E allora guardate, questa triade perfetta che vi dicevo vi serve per comprendere anche un ruolo, soprattutto per quanto riguarda il DSGA all'interno della scuola. Quindi, d'accordo a quello che dice il TUDA del 445 del 2000, flussi documentali, documenti, fascicoli, procedimenti, ma come vedete anche il CAP parla di fascicoli, documenti e procedimenti amministrativi. È una triade, un trittico, così faccio anche il paio con Scano, gli X-Men dicevano, divisi cadiamo, bisogna andare insieme verso questa parte qua, il professor Stavieco diceva così, diceva ad Angelo, non potete volare da soli, dovete ragionare insieme. E così Pallone la lista diceva, metteva in bocca una frase bellissima secondo me, siamo angeli con un'ala soltanto e possiamo volare abbracciati, se no si cade. Ecco il ragionamento che sta all'interno di questo. Il decreto 33 trasparenza ragiona anche qua in questo modo, documenti, fascicoli e procedimenti. E allora possiamo ipotizzare una tabella unica per tutte le scuole? Sì, cambiano i ruoli, cambiano i nominativi, cambiano i contesti, ma una tabella generale per le scuole è possibile. È possibile, fra un anno magari ci rivediamo con la tabella che proporremo e che metteremo in rete. La cosa che è più divertente è come la mettiamo in ordine, con quale organizzazione concettuale, con quale tassonomia, sicuramente utilizzando dei descrittori che la mettano in ordine, tassonomia, gerarchico, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, funzionale, cioè per funzioni. Il titolario è uno strumento che funziona per funzioni, un po' come l'albero di Porfirio. Il sistema gestione documentale è molto semplice, eccolo qua, sta in una paginetta. Questo strumento va a intercettare tutte le funzioni che oggi fanno le scuole, partendo, vedete, da dei livelli di classificazione funzionale suddivisi su due gradi, 7 livelli più 1. Non è un organigramma, non è il modello organizzativo, ed è parte da un modello semplice: amministrazione, la normativa, l'organigramma, il funzionigramma, l'ODI, la statistica, la sicurezza, l'archivio, la privacy, la qualità, le elezioni, poi gli organi e gli organismi, tutti in ordine, in sequenza, il consiglio, istituto di circolo, il consiglio di classe, il collegio, i docenti e così via discorrendo, le attività giuridico-legali, il contenzioso, le violazioni amministrative, i reati e così via. Poi avete la didattica, partendo dal piano per l'offerta formativa, le attività extracurriculari e via via tutte le cose che voi fate classificate in maniera omogenea. Poi gli studenti, prima che siano ancora studenti, quindi l'orientamento in entrata, poi il placement, poi tutto quello che riguarda la parte curriculare dello studente, il cursus e così via, fino a, chiaramente, alle ultime cose, il DSA e così via discorrendo. Poi i soldi, gli schei, i baiocchi, la finanza e il patrimonio. Poi avete il personale, dagli organici fino ai collaboratori esterni. E poi vedete una cosa che vi potrà stupire, l'oggetto diverso. Oggetto diverso non vuol dire metto come se fosse un rifugio, un peccatoro, peccatorum, tutto quello che non riesco a classificare, ma metto le funzioni che ancora non sono esercitate. Quindi quando voi arriverete a vedere il titolario, ricordatevi che questo oggetto diverso è una cosa che non dovete mai usare, tranne nel caso in cui vi siano funzioni che ho l'USR o Varini via pioppa, ma non ancora esercitate. Ecco, questo è il quadro concettuale nel quale noi, credo di essere rimasto nei tempi, assegnatemi, ci stiamo muovendo. Se avete bisogno di informazioni, il sito di riferimento è questo, trovate le slide, lo trovate anche su Porta Aperta ovviamente, le slide materiali, e stiamo iniziando a caricare verso l'estate i primi tutorial, come si protocolla, cos'è l'archivio, dove si mette il timbro e così via, via discorrendo. Vi segnalo anche un sito che curo direttamente, Procedamus vuol dire procedimenti amministrativi,
US delle Università degli Studi, che contiene un modello concettuale di riferimento per, e molti materiali ovviamente a disposizione di tutti, perché lo sharing deve essere una cosa che deve entrare dentro ai nostri ragionamenti. Il sito comunque vostro di riferimento rimane questo, ovviamente quello di Mario Panini. Ecco, io avrei concluso, però vi devo chiedere una cortesia che esula da titolo scuola. Io faccio parte di un team che si occupa di umanesimo manageriale, a Forum PA eravamo tutti e tre, scherzavamo prima, a Forum PA l'abbiamo presentato. Cioè, noi pensiamo che il dirigente debba essere valutato dai sottoposti, pensiamo che al centro dell'agire delle amministrazioni pubbliche ci debba essere la persona e non un ruolo, e abbiamo una collega da salutare. Questa collega si chiama Lucia, dopo quasi 40 anni di onorato servizio se ne va in pensione. Allora noi ci siamo spartiti i compiti e abbiamo detto: in qualsiasi posto noi andiamo saluteremo Lucia in un secondo, non più di un secondo, perché poi assembleremo tutto e caricheremo su YouTube questo video il 29 di giugno, in cui ovunque siamo, l'abbiamo fatto ieri con PA, salutiamo così con un secondo: ciao Lucia. Siete disposti a fare così ciao Lucia per un secondo? Allora io vi filmo al mio 3 ciao Lucia e poi vi trovate su YouTube a fine giugno. 3, 2, 1 ciao Lucia! Grandi!